Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin all'appuntamento mensile con le uscite del mese successivo. Quindi oggi andremo a vedere cosa ci aspetterà in fumetteria nel mese di luglio 2021. Ci saranno veramente tantissime serie che iniziano, qualche serie veramente molto apprezzata che finisce e ovviamente anche tutte quelle che proseguono saranno comunque riunite all'interno di questo video. Concluderemo poi anche con alcune delle ristampe annunciate da Casa Planet Manga. Ora io vi ricordo molto velocemente di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram. Detto questo, andiamo con una brevissima sigla e iniziamo subito questo video. Partendo da Star Comics, luglio vedrà la conclusione di uno degli Spokon sicuramente più amati dal pubblico, ovvero IQ, giunto al 45esimo e ultimo numero. Sarà rilasciato con un bellissimo shikichi per tutti coloro che lo prenoteranno. Ritorna invece dopo molto tempo ad uscire Ajin, Demi-Human, con il numero 16, che dovrebbe essere, se non ricordo male, anche il penultimo numero della serie. Per il quanto riguarda il mondo di JoJo, avremo due uscite, il numero 24 di JoJolion ed il numero 12 di JoJonium, che a sto punto è arrivato a metà della sua terza stagione. Si concluderà anche Super Dragon Ball Heroes con l'uscita del volume 3. Proseguiranno Demon Slayer con il 14, Solo Leveling con il 3 e Yona e la Principessa Scarlatta giunta al numero 27. Il mondo di My Hero Academia vedrà l'uscita di Vigilante 10, mentre la Final Edition di Shaman King uscirà con il numero 8. Nell'attesa dell'annuncio della Collector's Edition di Cardcaptor Sakura uscirà intanto Clear Card il numero 9. Per il genere shoujo arriveranno Shirayuki dei Capelli Rossi e Mars New Edition, entrambi in uscita con il loro quarto volume. Summertime Rendering si avvicina alla conclusione con il numero 12, mentre la Yamazaki tornerà con il quarto numero di Olympia Cyclos. Uscirà anche un cofanetto contenente i due numeri che compongono Hello World, storia di un ragazzo che incontra se stesso del futuro ed ha come obiettivo quello di salvare una compagna di classe con la quale inizierà a frequentarsi poco dopo. Detta così, un pochettino mi ha ricordato Tokyo Revengers. To Your Eternity arriva al volume 14, Gintama 72, mentre la carrellata finale di Star Comics comprende Savage Season 5, Vita da Slime 15, P&Me 13, Crimi e la Principessa Capricciosa numero 3, Rohiro 6, L'Emblema di Roto la seconda stagione numero 27 e la Fairy Tail Collection arrivata al quinto cofanetto. Passando ora in casa J-pop, vediamo il debutto di parecchie serie. Iniziamo da Beyond the Clouds, storia di un ragazzo che vuole fuggire dalla sua città per vedere il mondo, ma finirà anche Al di là delle nuvole. Tsugumi Project, tutt'altro genere, con un Giappone che è stato distrutto a causa della progettazione di un'arma di distruzione di massa e che ora vuole essere recuperata da altri governi. A Pharmacist Monologue, che ci porterà a seguire le vicende di una farmacista che da un quartiere a luci rosse viene venduta come sguattera al Palazzo Imperiale e si troverà immischiata in faccende molto molto pericolose. The Inheritance of Aroma, un boys love in due volumi e, sullo stesso genere, anche Birds of Shangri-La numero 2. Per la Osamushi Collection troveremo Pornographic Pictures, un racconto sul Giappone nel dopoguerra con protagonista lo stesso Osamu Tezuka. Sempre per la Osamushi arriva anche il secondo numero di Blackjack, così ci lascia intendere che la serie sarà bimestrale e non mensile come personalmente mi auspicavo e speravo. Si concluderà inoltre Girl from the Other Side, pertanto secondo me vi consiglio di dare una rilettura al numero 10 perché era successo veramente l'inferno prima di luglio con l'uscita di questo undicesimo ed ultimo numero. Arriva il secondo numero di Game of Familia, il terzo di Zombie 100 ed il quinto di Tokyo Revengers, numero che darà inizio alla nuova cadenza mensile della serie. I fan di Land of the Lustrous possono sorridere per il ritorno dell'opera con il numero 8. Blue Period, dopo un bellissimo, secondo me, numero 5, arriva con il sesto.
mentre proseguiranno anche Hanako-kun con il nono, So I Am a Spider So What con il settimo e Comic and Communicate con l'ottavo volume. Il bellissimo Hell's Paradise arriva al numero 11, Kingdom al 47 e Atom The Beginning al 12. Ryoko Ikeda torna con il terzo numero della Finestra di Orfeo e concludiamo invece J-Pop con Final Fantasy The Stranger numero 6, Super Xero 7, Magical Girl Spec Ops Asuka numero 11 e la divisa scolastica di Akebi il numero 7. Passando infine a Planet Manga, sicuramente l'uscita più attesa è Blue Lock, manga spoken sul calcio che parla di 300 giovani e promettenti giocatori che vengono rinchiusi in un carcere e sottoposti ad un durissimo allenamento per creare il giocatore più forte del mondo. Inizierà anche la nuova edizione di City Hunter, l'XYZ, sarà composta da 12 volumi ed avrà un prezzo di 15 euro l'uno. Continuerà anche City Hunter Rebirth con il numero 7. Si concluderà Platinum End con il numero 14 ed in contemporanea sarà fatta anche una Discovery Edition sullo stesso titolo al prezzo di 1 euro per far avvicinare nuovi lettori alla serie e probabilmente anche far guadagnare i reseller. Tra le altre novità di Planet Manga troviamo Alice in Wonderland in uscita sia con il primo numero che con il cofanetto, del quale non è stata però ancora rilasciata la grafica. Torna Lone Wolf e Cub con il terzo cofanetto, prosegue Spy Family con il numero 5, Jujutsu Kaisen con il 9, Mushoku Tensei con il 2 e Aposims con il 7. Dallo stesso autore io prima o poi mi auguro che arrivi anche la notizia della nuova edizione di Blame che sto aspettando dal Lucca Change dell'anno scorso. Planet, ogni tanto stammi ad ascoltare. Si conclude quel capolavoro di Akira mentre Fire Force arriva al numero 25. We Never Learn, serie divertentissima, prosegue con il 14° numero. Sing Yesterday For Me arriva a circa metà strada con il 6°. Konosuba con il 3° numero, Black Clover il 27 e Mursi e Lago il 18. Due titoli molto attesi, nonostante fino alla fine normalmente non sappiamo la reale data di uscita, sono Space and Wolf, che dovrebbe uscire con il 4° e Drifting Dragons con il 9°. Plunderer, sperando si mantenga ai livelli degli ultimi volumi usciti, arriva al 13° numero, Bungo Stray Dogs numero 20, Otaku Teacher 22 e lo spin-off di Seraph of the End dedicato a Guren con il 9°. La carrellata finale di Planet comprende Kengan Ashura numero 15, Gunslinger Girl sempre numero 15, Wotakoi numero 9, Trinity 7 24, Natsume degli Spiriti 25 e Triage X il numero 21. Concludiamo anche parlando del piano ristampe sempre di Planet Manga, sono veramente tantissimi i titoli, non sono riuscito a catalogarli tutti e descriverli tutti uno a uno all'interno di questo video, ma comunque ve ne riporto la maggior parte. Dall'autrice di Full Metal Alchemist torna disponibile l'intera serie della Leggenda di Arslan. Fire Force rientrerà con i numeri 1, 2, 10, 11, 15, 16 e 17, ma luglio secondo me sarà il mese di Asano, infatti tornano disponibili la maggior parte dei suoi titoli. Dopo Buonanotte Pum Pum, che è stato finito di ristampare nel corso del mese di giugno, a luglio arriverà Solanin, sempre nella sua Complete Edition, Rei Raku, la caduta, Short Stories, Eroi, la fine del mondo e prima dell'alba, e La ragazza in riva al mare 1 e 2. Qualcuno di questi titoli sicuramente, se riuscite, recuperatelo, perché qualcosa di Asano secondo me va letta obbligatoriamente. Real del maestro Inoue tornerà disponibile con i numeri 1 e 10, Berserk con il 22 e il 27, Hunter x Hunter con i numeri 4, 9, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 36, mentre inizierà la ristampa di Un Marzo da Leoni numeri 1 e 2. E queste erano, diciamo, la maggior parte dei titoli che Planet Manga ci ha rivelato per quanto riguarda le sue ristampe, ma come ho detto prima seguitemi su Instagram perché là puntualmente nelle storie ogni volta che c'è qualche novità sulle news, sulle ristampe, su volumi tornati disponibili improvvisamente, ve le metterò sicuramente così da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che si può recuperare. Ragazzi, io nel frattempo ho concluso il video, spero vi sia piaciuto e spero soprattutto che vi sia utile questo format. Io vi ringrazio di cuore per averlo guardato e vi rimando al prossimo ricordandovi di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti e buona serata!